20 giugno 2010 è la data dell'addio a Roberto Rosato, campione d'Europa nel 1968. C'è anche lui in campo, il 10 giugno di quell'anno, nel replay della finale con la Jugoslavia, la partita che grazie ai gol di Riva e Anastasi dà agli azzurri quello che finora è l'unico titolo continentale della loro storia. Rosato disputa da titolare un'altra finale, quella della Coppa del Mondo 1970, quella che vede la nazionale inchinarsi al Brasile di Pelé, all'Azteca di Città del Messico. Ma di lui si ricorda soprattutto quel salvataggio acrobatico sulla linea di porta nella semifinale indimenticabile, vinta 4-3 contro la Germania Ovest. Lo chiamano faccia d'angelo, tratti dolci in volto, ma difensore rude in campo che non lascia nulla all'avversario. Il 20 giugno 2010 l'Italia affronta la Nuova Zelanda nei mondiali sudafricani e gli rende omaggio indossando il lutto al braccio. È il giorno dell'ultimo saluto a Roberto Rosato.